Allora, intanto benvenuti e grazie di essere intervenuti questa sera. L'inizio dei mondiali lo battezziamo con una bellissima conferenza, incontro, io direi più un incontro e quattro chiacchiere con una persona che 12 anni fa, forse anzi quasi 20 ormai, ha cominciato a sognare insieme ad altre persone un mondo diverso, e grazie alla solidarietà, grazie alla cooperazione insieme a queste persone è riuscita a realizzare quello che è un sogno che sembrerebbe veramente irrealizzabile, e cioè costituire, creare una banca diversa, una banca etica, che sembra un paradosso, sembra di mettere due nomi, due parole in contrasto, soprattutto in questo momento, no? Quando si parla di banche, tutti storcono il naso. La prima cosa che dicono è: sono tutti ladri, e poi ci mettono vicino un nome che è proprio in contrasto con questo, etica. E quindi fa di un valore etico e di solidarietà proprio la parte fondante di questa società cooperativa, perché è una banca popolare, quindi che ha finalità cooperative, e che è nata come una sfida, ed è una sfida ormai consolidata, perché è 12 anni che esiste. Infatti Fabio, sono 12 anni che ha fatto il presidente, adesso ha rimesso il mandato, perché nello statuto hanno voluto un limite alle cariche, cosa che non esiste in nessuna banca e che rende merito un'altra volta all'operato di chi lavora all'interno di questa realtà, e ha voluto così, con un libro, raccontare questa storia. Una storia che non è una storia di numeri, lo diventa sicuramente, ma è una storia fatta di un cammino di volontariato, di iniziative, di commercio equo e di coraggio, insomma. Io credo che stasera possiamo parlare veramente in libertà, quindi se ci sono delle domande possiamo farle senza aspettare la fine dell'incontro, però chiederei di iniziare a Fabio facendogli una domanda. È la domanda che molti, penso, leggendo il libro, si sono fatti, e anche chi non ha letto il libro. E la domanda è la solita, ma chi te l'ha fatto fare? Di solito uno lavora in banca o cerca di fare carriera all'interno di una banca, soprattutto per il potere, per i soldi, per il denaro. E diventare presidente di una banca è un motivo di orgoglio e di appunto arricchimento personale, mentre Fabio non è ricco, non mi sembra lo sia mai diventato, e non è una persona che siede nei salotti delle grandi famiglie di affari o nelle società che intrallazzano, e quindi veramente mi viene da chiedergli chi gliel'ha fatto fare. Ancora grazie a voi e grazie a lui di essere venuto qui, perché domani deve partire per il Messico proprio per una cosa riguardante la banca, e per lui è uno sforzo notevole venire qui. Grazie. Bene. Bene, grazie Saverio. Buonasera a tutti. Vabbè, mi ha spiazzato con la domanda, ma va bene, cominciamo con questa, perché probabilmente è andato a toccare proprio
un punto estremamente importante. Ci sono diverse chiavi di lettura su questo libro, un po' ve le racconterò, un po' poi le andremo a scoprire, ma credo che sia molto importante, ecco, cominciare almeno a dare una risposta rispetto all'aspetto motivazionale, anche il perché poi mi sono anche convinto di scrivere questo libro, perché io credo che sia proprio in questo momento storico, se volete mi alzo un po', no? Va bene così? Mi alzo, così si alza anche lui, no, così ci vediamo meglio, perché io credo che proprio in questo momento storico noi come cittadini socialmente responsabili, diceva un po' Saverio, ci troviamo in una convergenza, in una situazione, no? Se troviamo un momento di ascolto, di lucidità in cui riflettiamo, questa non è solamente una crisi di carattere finanziario, forse solo quella. Oggi ci troviamo in una crisi di carattere sistemica, che è una crisi economica, che è una crisi finanziaria, che è soprattutto una crisi di carattere ambientale, che è una crisi di carattere sociale, ecco, che è una crisi di carattere culturale, di valoriale, di valori importante. E allora la riflessione, che magari la faccio adesso, ma io l'ho cominciata, è quella che questa nostra generazione, che è una generazione ideale, si è trovata, quindi a partire dagli anni 70, dove abbiamo riscoperto tante cose, dove si sono messi in marcia dei movimenti, ricordate negli anni 80 il movimento della pace, ebbene i valori del movimento della pace che riuscivano a portare anche a Roma 3 milioni di persone, ricordate, viene ricordata anche l'occupazione di un giorno dei cancelli della base di Comiso, lì c'erano 5.000 persone, io ero uno di quei 5.000 persone, ebbene lì in quel momento non c'era solo un qualcosa di fisico che si andava effettivamente a fermare la base americana più grande d'Europa, ma c'era il fatto che da tutta Europa, da tutto il mondo, cittadini francesi, inglesi, tedeschi, americani si sono incontrati, italiani, e hanno cominciato a parlare, hanno cominciato a capire. E quindi il libro cosa ci vuol dire? È fatto di facce, di persone, di incontri, di momenti, di racconti, di narrazione, magari ve la racconto qualcuno, qualcuno di racconti. Io ho anche indicato, e forse appunto cercando di rispondere un po' alla domanda di Saverio, ecco, che prima di tutto si cerca di interrogare su noi stessi. Allora, io prima di tutto mi sono interrogato su un concetto di felicità. Qual è la questione di felicità? Ritornando indietro, sono ritornato quando ero bambino, fortunatamente vivevo in campagna e avevo 9 anni, e sono tornato a casa in una giornata, una mattina che ho giocato con un mio amico e ho fatto una corsa in mezzo alla campagna, 500-600 metri di corsa, e poi alla fine mi sono buttato in mezzo all'erba, era settembre, in quel momento lì ho guardato il cielo, ho guardato le stelle, avevo 8-9 anni e mi sono sentito veramente una persona felice, una persona contenta. Cosa volevo di più? Eppure poi negli anni successivi, riflettendo a quel momento di gioia, banale se volete, mi veniva a dire, beh, in fin dei conti non ho consumato niente, non ho prodotto niente, non ho speso assolutamente niente. Eppure, ecco, ritornando quindi anche alla questione della felicità, della società di consumi, della globalizzazione, ecco. E poi altri momenti, l'altro forse momento quando, arrivato oramai più che adolescente, si cominciavano a capire, si cominciavano a respirare che queste persone, queste facce, questi incontri e quindi queste idee, queste passioni che ci animavano dentro si stavano traducendo in qualche cosa che io ho definito dalla protesta, quindi le marce che si continuano a fare ancora, le manifestazioni, alla proposta, no? Quindi un movimento, un gruppo di persone che passava alla proposta. Nel libro ho indicato un fatto specifico, in realtà mi trovavo a 20 anni in Ecuador e lì ero già andato in mezzo alla foresta, ne avevo già viste di tutti i colori, e voi immaginate un ragazzo di 20 anni che parte, va dall'altra parte del continente, preso da tutta una serie di energie, di iniziative, di volontà, vede una situazione completamente diversa rispetto a quello che si immaginava, ma non è stato quello
il fatto che ci ha fatto scattare o mi ha fatto scattare qualcosa dentro. Non è stata una partita di pallavolo. Una partita di pallavolo, immaginate, su una spiaggia deserta, Esmeraldas, c'era l'oceano, bellissimo oceano. Questa spiaggia deserta c'erano 10 ragazzi che giocavano a pallavolo e c'era un'unica persona, una ragazza, che tifava nei confronti di una squadra rispetto all'altra. Questo mi ha incuriosito, mi sono avvicinato a sta ragazza e gli ho detto: ma perché stai facendo questo tifo nei confronti? Ma guarda, mi dice, quello è mio marito, si giocava a soldi, pochi soldi, se riusciamo a vincere, riusciamo a prendere, ad acquistare le medicine, perché il nostro bambino, che ha 2 anni, è ammalato, ha bisogno delle medicine. Ebbene, quel giorno suo marito ha vinto, hanno comprato le medicine. Poi mi sono tenuto in contatto con loro e poi dopo 2 mesi il bambino è morto. Evidentemente non tutte le partite si possono vincere. Allora voi potete capite che ci sono dei momenti, ci sono delle svolte che possono sembrare anche banali nella vita di ognuno di voi, nella vita di ognuno di noi. Per me questo ha rappresentato uno delle tante poi svolte che si possono verificare, in cui io, tornato a casa, io dico: io come cittadino responsabile, come singola persona, cosa posso fare? E su quel che fare, molti di noi, molti di voi ci sono scontrati, come dire: ma no, c'è questo sistema economico finanziario, noi non possiamo fare niente, o siamo quasi impotenti, no, rispetto a questa fase di cambiamento. E quindi questo libro è un libro positivo, ecco, ricco, io credo, anche di energia, di capacità, di ricerca. E quindi un popolo che si è messo in cammino per dire: dalla protesta alla proposta, cominciamo con la storia del commercio eco solidale prima, quindi esperienze che oggi rappresentano un'iniziativa di più di 400 negozi. Io sono stato il fondatore della prima centrale importazione del commercio eco solidale, ma poi tutto questo non era sufficiente, serviva anche una leva finanziaria, e quindi dall'esperienza delle MAG, mutui e autogestione, qui a Udine c'è un'esperienza storica dell'Autogest, l'unica che non si è voluta chiamare MAG perché era nata prima, ma che faceva parte di questo movimento interessante ed importante, delle cooperative finanziarie che cominciavano a finanziare i primi embrioni di cooperazione, di solidarietà, di associazionismo, di volontariato. E poi l'esperienza della banca, perché poi è praticamente la madre di tutte le battaglie, le conquiste. Voi immaginate ottenere una licenza di autorizzazione bancaria in Italia alla metà degli anni 90, quando c'erano nel 92 Tangentopoli e c'era Mani Pulite e c'era un imperversare, c'era un cambiamento e c'era comunque un qualche cosa di positivo. Finalmente dal terzo settore, dal non profit, dal privato sociale si cominciavano a scongelare certe situazioni, no? E quindi ci si cominciava a parlare, si cominciava a capire che questo popolo in cammino era in grado di concretizzare degli strumenti capaci di innovazione, di cambiamento.